essere o non essere, questo è il problema. Se sia più nobile sopportare le percosse e le ingiurie di una sorte atroce, oppure prendere le armi contro un mare di guai e combattendo, annientarli, morire, dormire, nient'altro. E dire che col sonno mettiamo fine ai dolori del cuore e ai mille colpi che la natura della carne ha ereditato è un epilogo da desiderarsi. Devotamente. Morire, dormire, o dormire, forse sognare. Ah, c'è l'ostacolo. Perché in quel sogno di morte, il pensiero dei sogni che possano venire quando ci saremo staccati dal tumulto della vita ci rende esitanti. Altrimenti, chi sopporterebbe le frustate e lo scherno del tempo? Le ingiurie degli oppressori? Le insolenze dei superbi? Le ferite dell'amore disprezzato? L'arroganza dei burocrati? Le lungaggini della legge? E i calci che i giusti e i mansueti ricevono dagli indegni. Se si potesse stornare il conto con un semplice pugnale, chi porterebbe dei pesi per gemere e sudare sotto il carico di una vita logorante? Se il pensiero di qualcosa dopo la morte, il paese inesplorato dal quale nessun viandante ritorna, non frenasse la nostra volontà, facendoci preferire i mali che già sopportiamo ad altri che non conosciamo. Così la coscienza ci fa tutti vili. E così il colore nato della risolutezza lo si rovina con una squallida gettata di pensiero. E le imprese d'alto grado? E il momento? Proprio per questo cambiano il loro corso. E perdono persino il loro nome di... azioni.